Bentornati in questo wonderfulissimo video tutorial. Qui parla ovviamente Simone Bonomi e bentornati nella taverna di accordi, ops, e spartiti. E sì, con questo video tutorial di pianoforte proverò a spiegarti un brano meraviglioso interpretato da Louis Armstrong, What a Wonderful World. E senti un po' che inglese, un brano che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, tantomeno della mia, quindi farò un piccolo spot e partiamo con l'intro. Se stai guardando questo video tutorial e non sei ancora iscritto al canale YouTube di Accordi e Spartiti, è il momento giusto per iscriversi. Io vi vedo che siete in tanti che guardate i video, ma in pochi ancora essere iscritti al canale, non va bene. No, a parte gli scherzi, per noi è un gesto importante, ci aiuta a crescere, ci aiuta a fare contenuti sempre migliori e sempre più carini. Quindi grazie per l'iscrizione e continuiamo con il video. Ah, se hai voglia metti anche un bel pollice, aia, all'insù a questo video, così sulla fiducia. Bentornati nel video, facciamo entrare le tastiere virtuali sotto il mio faccione che ti consiglio di seguire. Il brano è in tonalità di fa maggiore. E gli accordi per l'introduzione, aspetta che sistemo un attimo il pedale, sono due, fa maggiore e sol minore settima, o così anche, forse meglio così, basso fa. Presta attenzione, mi raccomando, al tempo, perché è un brano in 6 ottavi, quindi avremo un andamento di questo tipo. Non faremo un arpeggio di questo tipo perché mi sembra un po' scarno, non faremo un accompagnamento così perché mi sembra un po' troppo pesante, faremo un accompagnarpeggio, una metà strada tra un arpeggio e un accompagnamento. Ti consiglio di giocare un pochino con questi due accordi di fa e di sol minore settima basso fa, perché in realtà il sol minore settima basso fa, se ci pensi, è un'estensione dell'accordo di fa. Ha infatti la nona, la quarta e la sesta, quindi si completa perfettamente con il resto dell'accordo. Se guardi, ci sono quasi tutte le note della scala: fa, sol, la, si bemolle, do, re. Manca il mi. Facciamo però un focus sulla ritmica, te l'ho buttata lì un po' scherzosamente. La mano sinistra mi tiene il basso, quindi possiamo fare una cosa di questo tipo. Vedi che anche l'accordo di sol minore basso fa a volte diventa proprio un accordo di sol minore basso fa, non sol minore settima. Se voglio far cantare il sol, se voglio far cantare il fa, rimane un accordo di sol minore settima basso fa. Ti faccio sentire l'intro un po' così come mi viene. I see trees, e parte la strofa. Come vedi, ho giocato proprio con questi due accordi. Gli accordi della strofa sono fa maggiore, la minore settima, si bemolle, volendo anche si bemolle settima più, se vuoi fare un po' più il pianista jazz, la minore settima, e io ci metto anche un la bemolle minore settima di passaggio per andare a sol minore settima. Se non ce la fai nel passaggio, vai direttamente da la minore settima a sol minore settima, ma insomma magari lo faccio anche bene. Settima, a me piace, ci sta, fa maggiore, la settima e re minore, anzi re minore settima o re minore, vedi un po' tu quale ti piace, forse re minore settima. Dopodiché un bel accordo di re bemolle maggiore, la, ci sta, molto carino. Ti consiglio di colorarlo però aggiungendogli anche la sesta e la nona, quindi il si bemolle e il mi bemolle. Diventa tutto molto più magico. Sol minore settima, do settima e fa maggiore. E fino a qua le due strofe sono esattamente uguali. La prima uscita, cioè quindi finita la prima strofa, dopo il fa maggiore ho un fa con la quinta eccedente, sol minore settima e do settima. La seconda uscita invece ho semplicemente un fa maggiore, si bemolle e fa maggiore.
Un ultimo consiglio, dopodiché non ti rompo più le scatole: allenati a vedere subito in tempo zero tutti gli accordi, tutti i rivolti possibili. Ad esempio fa, ce l'hai qui, ce l'hai qui, ce l'hai qui e ce l'hai qui. E tu mi puoi chiedere perché? Perché questa cosa ti permette di colorare e modificare in tempo reale e, tra virgolette, anche un pochino improvvisando l'accompagnamento. Ad esempio, senti solo cosa succede con l'accordo di fa. Figo, no? Pensa a che cosa può succedere se applichi questo principio a tutti gli accordi, diventa una cosa molto interessante e molto personale anche. Quindi ti faccio sentire la strofa, magari un filo più lenta di come la potrai fare, così almeno hai tempo di guardare gli accordi. Mi raccomando, segui le tastiere virtuali qua sotto. Alla fine ho aggiunto un accordo sus, cioè un accordo di do settima con la quarta sospesa che risolve sul mi, quindi il fa sul do settima, per ripartire con la seconda strofa. E soprattutto, spero, avrai notato che non seguo un timing diciamo a metronomo, se no diventa una cosa, una ninna nanna anche inquietante. Respira anche quando c'è l'accordo di re bemolle sesta nona, spero tu abbia notato, e mi fermo, te lo rifaccio dal re bemolle sesta nona. Ora andiamo alla seconda uscita, si bemolle, anche con il basso di fa sarebbe carino. Anche fa sesta che ha il re del si bemolle, insomma, come vedi le possibilità sono tantissime. Fammi sapere magari nei commenti qua sotto se hai trovato degli accordi interessanti. L'importante è che tu ti diverta a cercare dei suoni interessanti, degli accordi interessanti. È uno studio questo a tutti gli effetti. Studiare gli accordi vuol dire anche ascoltarli e capire che colori hanno. Vabbè, finito questo pippone, andiamo a vedere il ritornello. Grafica, e gli accordi sono do settima, the colors of the rain, fa maggiore, spread in the sky, di nuovo do settima, the faces of fa maggiore, passing by, dopodiché re minore, do basso mi, re basso fa e do basso mi. Ultima volta, re basso fa, fa diesis diminuito settima, con queste note fa diesis la do e mi bemolle, che sarebbe la settima che da minore diventa diminuita e diventa poi un accordo che, se ci fai caso, è una sovrapposizione di terze minori, quindi puoi andare avanti all'infinito a fare questo accordo, a rivoltarlo, che non succede assolutamente niente. E gli ultimi due accordi, sol minore settima e do magari quarta, settima quarta e do settima. Attenzione alla variazione ritmica, che in realtà più che variazione ritmica è un obbligato sull'accordo di re minore, do basso mi, re basso fa, do basso mi, eccetera eccetera. C'è questo obbligato qua. Quindi parti piano e mano a mano di volume, proprio con l'accordo cresci. Fa diesis diminuito, che lascio un po' in sospeso, I love you, e riprendo poi con la strofa. The color of the rain, so pretty in the sky,
Poi, per carità, se non ti piace, puoi riprendere con la ritmica, non te lo vieta nessuno. Terza strofa. Alla fine di questa terza strofa però c'è un turnaround. Cosa vuol dire? Cioè c'è un giro in più per andare al finale, quindi chiamiamolo finale. Con questi accordi, La minore settima bemolle 5 e Re settima, Sol minore, Do settima quarta, Do settima e Fa, con magari un Si bemolle basso Fa. A questo punto ti ho spiegato tutte le parti che dovevi sapere per poter suonare con il tuo bel pianoforte What a Wonderful World, interpretata e resa celebre da Louis Armstrong, e dichiaro concluso questo video tutorial. Se ti è piaciuto, ovviamente lascia un bel pollice all'insù, non dimenticarti l'iscrizione al canale, che per noi è un gesto piccolo ma importantissimo. Ti saluto, ti auguro buon divertimento, ti auguro di svegliarti ogni mattina e pensare che questo è un mondo meraviglioso, ci serve. E noi ci vediamo ovviamente in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!